coriandoli stelle filanti e un carro allegorico per colorare così il quartiere di Saione. Saranno infatti Piazza Zucchi e Via Arno il centro della prima edizione del Carnevale a Saione, organizzato da Confesercenti assieme ai commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione del Comitato del Carnevale Aretino dell'Orciolaia. È un'occasione a cui abbiamo partecipato volentieri e abbiamo raccolto la richiesta da parte dei commercianti, perché crediamo che sia un quartiere che dobbiamo continuare a sostenere. La Confesercenti lo continua a fare, lo fa da ormai diverso tempo, e per il 2020 abbiamo intenzione anche di organizzare altre iniziative. Prosegue così il percorso di riqualificazione del quartiere. Noi ammettiamo che la Saione era via Vittorio Veneto, era la strada, diciamo, del commercio, quindi al di là di quelli che non entravano più in Corso Italia, e diciamo che era la strada che proseguiva, quindi ecco. E quindi noi rivogliamo quella strada che sia appunto, che ritorni allo splendore che era e che lo è ancora, perché lì ci sono dei negozi importanti, quindi ci sono delle attività che ancora funzionano bene. Quindi ecco, venite a Saione, io ve lo garantisco, ho provato personalmente anche a girare la notte, e quindi sì, c'è questa microcriminalità, ma come è da tutte le parti, quindi lì diciamo che siamo più in bocca a, magari anche ai media, però noi vi invitiamo tutti e vedrete che ci si sta bene. La manifestazione dedicata alle famiglie prenderà avvio sabato pomeriggio a partire dalle 15. È un'occasione soprattutto non solo finalizzata al divertimento che sarà garantito, così come allo shopping intelligente, ma si inserisce in un programma più ampio che vuole rilanciare la zona Saione, sia dal punto di vista commerciale che dal punto dell'immagine, perché Saione c'è, Saione è vivo, è stato forse troppo ingiustamente anche etichettato per le questioni e le vicende sociali della microcriminalità, che esistono ma possono essere governate anche in un altro modo, anche facendo certe iniziative e valorizzando il commercio di prossimità. Immancabile il carro del Carnevale dell'Orciolaia, protagonista della manifestazione assieme a Trucca Bimbi, animazioni itineranti e ovviamente tanti bambini in maschera. E abbiamo aderito molto volentieri a questa manifestazione, perché essendo il carnevale della città vogliamo appunto partecipare a tutte quelle che sono manifestazioni di cui si parla di carnevale, quindi volentierissimo saremo in Piazza Zucchi sabato 22 con un treno di carnevale, con maschere di carnevale di personaggi di Walt Disney e anche altre piccole attrazioni. Però con il carnevale non si scherza, questo carnevale merita di essere, insomma, di tornare davvero il carnevale della città. Che cosa chiedete al Comune di Arezzo? Chiediamo all'amministrazione di essere considerati, visto che non ci considera per niente, visto che per poterci parlare sono dovuto andare io di straforo senza appuntamento, perché erano tutti impegnati con la città di Natale, quindi siamo arrivati al 10 gennaio senza sapere dove e quando lo dovevamo fare. E quindi di conseguenza penso che, visto anche l'afflusso che ci sono state queste domeniche piene di bambini e il carnevale della città, penso che dovrebbe essere tenuto più nella considerazione da parte dell'amministrazione.